Ci siamo, il video che tutti stavate aspettando è finalmente arrivato. Oggi vi mostrerò tutti i libri della mia libreria perché questo è il Bookshelf Tour del 2021. Allora, non mi voglio perdere troppo in preamboli perché ho l'impressione che questo video verrà lungo come un film del Signore degli Anelli, ovvero troppo lungo, ma fondamentalmente oggi sì, vi farò vedere tutti i libri che fanno parte della mia libreria, che è una libreria di dimensioni medie, diciamo, non sono uno tra i booktuber che ha la libreria più grande, ma mi difendo abbastanza bene. Se volete qualche dato, nella mia libreria ci sono circa 180 libri, mi sembra 183, e in realtà faccio questo video un po' per festeggiare il quarto anno di attività del canale, perché infatti il 21 aprile il canale compirà 4 anni, ma anche perché effettivamente dall'anno scorso, dall'ultimo Bookshelf Tour che ho girato, la mia libreria è cambiata drasticamente. Ho fatto sparire, se non metà, quasi metà dei libri che c'erano, che vedevate in quel video, perché mi sono liberato di diverse cose fondamentalmente, ma sono riuscito di nuovo a riempirla e quindi oggi vi faccio vedere tutto quello che possiedo. Ovviamente questi non sono tutti i libri che ho sempre posseduto, tutti i libri che ho letto, perché io in libreria tengo soltanto i libri che mi hanno lasciato qualcosa, che mi sono piaciuti o che magari sono dei classici che anche se non ho apprezzato troppo preferisco tenere in libreria, ma fondamentalmente ho letto la stragrande maggioranza dei libri che vedrete. Se qualche libro non l'ho ancora letto, magari ve ne parlerò dopo. Bene, direi di andare dritto al sodo, facciamo le solite brevissime premesse prima, ovvero iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, perché è un modo che potete fare per supportarmi. Ricordatevi di lasciare un mi piace se il video vi piacerà e vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate anche il link al mio profilo Instagram dove parlo di libri ma anche di altre cose, dove ovviamente faccio aggiornamenti più rapidi rispetto a YouTube. Se poi volete supportarmi offrendomi un caffè simbolico, qui sotto in descrizione trovate anche il link alla mia pagina Ko-fi, trovate comunque tutte le informazioni qui sotto. E detto questo, direi di passare alla libreria. Allora, cominciamo con il primo scaffale in alto a sinistra e come potete vedere tengo i libri in libreria ordinati per altezza, diciamo, anche per casa editrice, ma soprattutto per altezza. E in realtà mi piacerebbe che ad ogni scaffale corrispondesse una sola casa editrice, in modo da avere ad esempio lo scaffale Einaudi, lo scaffale Mondadori, però non avendo abbastanza libri per riempire un solo scaffale con una sola casa editrice, li ho mischiati un po' e il risultato non è proprio bellissimo perché ci sono costine diverse, eccetera, però mi piace perché hanno tutti la stessa altezza almeno. Invece, i primi tre libri dello scaffale sono i volumi di Heartstopper di Alice Osman, che sono dei graphic novel super teneri, super carini, molto leggeri, niente di esageratamente complesso come storia, ma secondo me sono dei volumi che scaldano il cuore e ve li consiglio assolutamente. Vi faccio vedere un po' anche il tratto del disegno, che è molto semplice, però molto carino, e appunto i graphic novel sono tutti in questa scala di grigi, e niente, una storia davvero davvero carina questa. Poi abbiamo il Circo della Notte di Erin Morgenstern, in questa edizione Burr Rizzoli, e questo è uno dei miei libri preferiti di sempre. È un fantasy letterario dalle atmosfere molto evocative, super affascinanti. Se vi piace il circo, ma anche se non vi piace il circo, io ve lo consiglio assolutamente. È molto particolare come libro perché Erin Morgenstern scrive storie molto particolari in cui c'è poca trama, ma c'è tutto un intreccio di estetica, diciamo, di atmosfera. Quindi non sono libri, secondo me, quelli della Morgenstern che vanno letti cercando qualcosa di, insomma, ricco di azione, eccetera, ma per delle atmosfere, e in questo lei è bravissima. Accanto invece c'è la saga dei pirati di James Nelson, con questo cominciamo la mia serie di libri a tema pirati. Devo leggerne ancora diversi, ho cominciato a leggerne qualcuno, la saga dei pirati ancora no. Segue la serie della Terra Spezzata di N.K. Jemisin, con la quinta stagione, Il Portale degli Obelischi e Il Cielo di Pietra. Questa è una serie che io ho adorato alla follia, è stata l'unica serie a cui ho dato il massimo a tutti e tre i libri, quindi ho dato 5 stelle a tutti e tre i libri. Cosa mai successa da quando ho aperto il canale, ma questa è una saga fantasy, fantascientifica, distopica, perché mischia diversi generi, davvero davvero valida, forse un po' lenta, non super iper avvincente, ma con un mondo e un sistema magico davvero incredibili, secondo me. C'è poi la serie dei Bastardi Gentiluomini di Scott Lynch, con Gli Inganni di Locke Lamora, I Pirati dell'Oceano Rosso e La Repubblica dei Ladri. Io per ora ho letto soltanto Gli Inganni di Locke Lamora, quindi il primo, che mi è piaciuto da impazzire alla follia, è stato uno dei miei libri
preferiti dell'anno scorso. Ve lo consiglio se amate il Trono di Spade, se amate Joe Abercrombie, insomma se amate i fantasy crudi ma comunque ricchi di avventura, ricchi di azione. E questa è una serie che in teoria, da quello che ho capito, sarà composta da 6 o 7 libri, ma potete leggere benissimo il primo, la storia si chiude, sono praticamente quasi libri standalone, quindi si possono leggere e la storia si conclude all'interno del libro che stiamo leggendo. Tra l'altro possiamo prenderci un secondo per ammirare la bellezza di queste copertine, cioè sono veramente fantastiche. In generale l'edizione della Oscar Volta, anche se sono flessibili, è bellissima, però questa copertina mi fa impazzire. Poi abbiamo 3 libri che non c'entrano assolutamente niente l'uno con l'altro, ovvero La regina degli scacchi di Walter Tevis. Questa invece è la mia copia in catalano di Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo, che è il mio libro preferito di sempre. Infatti all'interno del Bookshelf Tour, all'interno della mia libreria, troverete varie edizioni di questo libro, perché ne faccio la collezione. Mi piace avere un'edizione per ogni lingua, o insomma vorrò un giorno avere ogni edizione per ogni lingua in cui è stato tradotto questo libro, e questa è l'edizione catalana. E poi abbiamo ovviamente Fondazione 2 di Isaac Asimov, che racchiude i primi 3 libri in ordine di pubblicazione della serie immaginata da Asimov, ovvero Prima Fondazione, Fondazione Impero e Seconda Fondazione, che è la trilogia originale. Poi sono stati scritti anche 2 sequel e 2 prequel, che però sono stati scritti successivamente, e io per ora ho letto questa serie che mi è piaciuta tantissimo, nonostante tra l'altro io non sia un grande amante della fantascienza. Quindi se anche a voi non piace la fantascienza ma volete provare con qualcosa, io vi consiglio Asimov, perché anche qui sembra quasi di leggere di una partita a scacchi. Infine chiudiamo lo scaffale con 2 libri di Joe Abercrombie, Il sapore della vendetta e Red Country. Queste sono le prime edizioni che sono uscite di questi libri, tant'è che la casa editrice è la Gargoyle, che non esiste più da chissà quanti anni. Joe Abercrombie è l'autore della Prima Legge, che è una trilogia grimdark fantasy abbastanza famosa, che a me è piaciuta tanto nonostante alcune riserve, e io ho deciso che voglio leggere tutto quello che Joe Abercrombie ha scritto per quanto riguarda il mondo della Prima Legge. Il sapore della vendetta è il primo libro spin-off dopo la trilogia della Prima Legge, mentre Red Country è il terzo libro spin-off. Mi manca The Heroes, che è il libro che si colloca tra Il sapore della vendetta e Red Country, ma non si trova più la prima edizione, che è l'unica, perché poi non sono più stati ristampati questi libri, se non a prezzi folli su eBay, ma un giorno lo avrò. Eccoci invece al secondo scaffale in alto a destra, dove ci sono i libri che io ho in inglese prevalentemente, in copertina rigida, quindi queste sono le edizioni inglese di libri in realtà abbastanza vari, si va dai fantasy ai distopici ai contemporary. E per prima cosa abbiamo le mie edizioni della trilogia di A Darker Shade of Magic di V.E. Schwab. Il primo libro in italiano è stato tradotto con il titolo Magic. Io ho le edizioni americane, sia le edizioni standard, che sono quelle bianche, sia quelle da collezione, che sono quelle nere. Sono molto fiero di avere queste edizioni perché per me sono bellissime. Io adoro lo stile minimal e queste copertine minimaliste mi fanno veramente impazzire, secondo me sono iconiche. E in più la trilogia di A Darker Shade of Magic è una delle mie trilogie fantasy preferite di tutti i tempi. Nonostante i suoi difetti, è una storia che a me è rimasta nel cuore. Si parla di Londre parallele, di personaggi che sono in grado di viaggiare da un universo all'altro e quindi visitare queste Londre alternative. Secondo me questa è una storia che visivamente, almeno proprio a livello di world building, ha un fascino pazzesco. E le edizioni da collezione, oltre ad avere la copertina nera, hanno delle fan art all'interno, sia nella parte iniziale che nella parte finale, scritta in rilievo sotto, e in più sono anche autografati da V. Schwab, o Victoria Schwab, che è la scrittrice della serie, e sono insomma delle edizioni che io conservo e sono super fiero di avere. Abbiamo poi 3 libri che secondo me non possono mancare in nessuna libreria, ovvero i libri di Hunger Games, ovviamente, di Suzanne Collins, con The Hunger Games, Catching Fire e Mockingjay. E queste edizioni della Scholastic, oltre ad essere quasi metallizzate, sotto hanno anche in rilievo un disegno, sono veramente bellissime, e anche all'interno il titolo del libro è su sfondo nero, che secondo me è veramente meraviglioso. Queste sono delle edizioni bellissime. Passiamo poi alle edizioni inglesi della trilogia di Falce di Neil Schusterman. Qui abbiamo Scythe, Thunderhead e The Toll. In italiano sono stati tradotti con Falce, Thunderhead e Il Rintocco. Io ho anche le edizioni inglesi perché ho letto questa serie in tempi non sospetti, quando ancora non se la cagava nessuno, ma io l'ho adorata dal primo libro nel lontano 2017, mi sembra, o 2018. E questa è una serie distopica davvero affascinante, secondo me perfetta per chi ha amato Hunger Games, perché si parla di un futuro non troppo lontano dal nostro presente, in cui l'umanità è riuscita a sconfiggere la morte, ma per porre rimedio al problema del sovrappopolamento del pianeta si è scelto di istituire una setta, diciamo, che in realtà è un'organizzazione riconosciuta a livello mondiale, che è l'Organizzazione delle Falci, che ha il compito di uccidere ogni anno un certo numero di persone per evitare che il numero degli abitanti della Terra diventi insostenibile.
sostenibile. Io ve la straconsiglio, anche di questa trilogia c'è la recensione sul canale e niente, libri bellissimi. Tra l'altro la mia edizione inglese di The Tall è quella con la copertina alternativa, nel senso che ha colori un po' diversi e poi all'interno è autografata da Neil Schusterman e i colori mi piacciono un sacco. Non è troppo diversa, però ha qualcosa di particolare. C'è un po' di riflesso, ma questi libri sono i libri di Benjamin e Lyra Science e finalmente c'è la copia originale di Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo, e come vi ho detto è il mio libro preferito di sempre. Questa è la copia su cui io ho letto questa storia per la prima volta e poi un giorno vi farò una recensione di questo libro, perché tanto verrà ristampato in italiano insieme al sequel che uscirà quest'anno. Però fondamentalmente Aristotele e Dante è un romanzo di formazione con tematiche LGBT+, di una profondità e di una tenerezza secondo me uniche, e quindi ve lo consiglio spassionatamente. Poi abbiamo The Inexplicable Logic of My Life, sempre di Benjamin Lyra Science, molto molto carino anche questo libro, è sempre un contemporaneo. E a destra abbiamo la copia in tedesco di Aristotele e Dante, con questa copertina molto diversa dall'originale, che mi piace veramente tanto, devo dire. Concludiamo questo scaffale con Autobiography di Christina Loren, anche questo è un contemporaneo che affronta la tematica della bisessualità e della bisessualità e anche dell'omosessualità in relazione alla religione, molto molto carino, questa copertina è bellissima, secondo me ha dei colori pazzeschi. Abbiamo poi The House in the Cerulean Sea di T.J. Klune, questo è diciamo una specie di fantasy ma molto soft, è più una storia di famiglia, di amicizia, che mi è piaciuta veramente tantissimo, è stato il secondo libro più bello che io ho letto nel 2020 e verrà tradotto in italiano, lo porterà a Mondadori verso la fine dell'anno. Abbiamo poi I Wish You All the Best di Mason Deaver, che è un altro libro con tematiche LGBT+, in cui si affronta il tema del non binarismo, quindi delle persone non binarie, molto molto carino. E finiamo con The Hate U Give di Angie Thomas, grandissimo caso editoriale che parla di razzismo e della questione nera in America, veramente veramente bello, secondo me dovrebbe diventare un libro da far leggere nelle scuole. Passiamo poi ad uno scaffale di cui sono veramente fiero, perché è un piacere per i miei occhi, perché a me piacciono appunto tutti i toni minimalisti, tutte le cose precise, e le edizioni dei classici di Einaudi sono il non plus ultra in termini di minimalismo. Io infatti colleziono i classici in queste edizioni, mi piacciono veramente tantissimo e adesso ve le faccio vedere. Allora, i classici sono in ordine alfabetico per il cognome degli autori e delle autrici, quindi cominciamo con Ragione e Sentimento di Jane Austen, che è l'unico libro che io ho letto della Austen per adesso e che è anche il primo che ha scritto. Non mi ha fatto impazzire, mi è piaciucchiato, mi sono piaciute molto le atmosfere, ma boh, non l'ho apprezzato fino in fondo e per questo voglio leggere Orgoglio e Pregiudizio, perché ne sento parlare molto bene e spero che quello mi colpisca davvero. Poi abbiamo Il Mago di Oz di Frank Baum, proseguiamo poi con Jane Eyre di Charlotte Bronte, questo lo devo leggere, non so perché non mi ci sono ancora buttato, forse perché è un mattoncino, è abbastanza lungo, però ne sento parlare bene da sempre e quindi giuro che prima o poi mi ci butterò. Però Cime Tempestose invece di Emily Bronte l'ho letto, mi è piaciuto veramente tanto, è un libro folle secondo me, è un libro che per piacervi secondo me deve essere un po' nelle vostre corde, se vi piace di leggere di personaggi assurdi, egoisti, che pensano soltanto al proprio tornaconto e soprattutto si fanno guidare dalle proprie emozioni che arrivano a distruggerli, a controllarli completamente, allora leggete Cime Tempestose, leggetelo lo stesso perché secondo me è un romanzo davvero invalido, perché è un po' uno studio su questi personaggi così egoisti e così impulsivi, però posso capire che magari per alcune persone leggere di questi personaggi così negativi e così assurdi sia un po' difficile, a me per fortuna è piaciuto quindi sono contento. Finiamo poi con Il Maestro e Margherita di Bulgakov, che io ho provato a leggere due volte ormai, la prima volta mi sono fermato al primo capitolo, la seconda volta al quarto, quinto, ma giuro che prima o poi ce la farò. Proseguiamo con Delitto e Castigo e Notti Bianche di Dostoevsky. Delitto e Castigo devo ancora leggerlo e mi spaventa la mole, dovevo leggerlo a gennaio ma poi per varie cose non sono riuscito a buttarmi su questo mattonazzo, però mi ispira davvero tantissimo, anche perché Notti Bianche invece l'ho letto e mi è piaciuto veramente veramente tanto, è una storia tanto breve quanto super accattivante. Secondo me Notti Bianche è un po' un viaggio in un sogno, nella visione quasi onirica del nostro protagonista di una storia d'amore, è un romanzo breve ma intenso, ecco, ve lo consiglio, molto molto carino. Come vi consiglio I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, che a me è piaciuto davvero davvero tanto, anche questo è un mattoncino perché sono 600 pagine, ma è un romanzo di avventura in cui secondo me le pagine volano. Concludiamo poi invece con Il Grande Gatsby di Fitzgerald, che devo ancora leggere ma che leggerò mi sembra a luglio per la challenge dei generi letterari, e Zanna Bianca di Jack London, che io ho letto alle medie e mi era piaciuto tantissimo. Questa è una storia di sopravvivenza, si parla appunto di questo cane lupo che è Zanna Bianca, non mi ricordo troppissimo della storia perché è successo secoli fa,
però mi ricordo che mi piacque veramente tantissimo. I prossimi classici invece sono Frankenstein di Mary Shelley, uno dei miei libri preferiti di sempre. Io ho dato 5 stelle, c'è la recensione sul canale e questo è un classico senza tempo secondo me, perché parla di temi universali che sono validi ancora oggi e che leggendolo mi sono davvero stupito di ritrovare nella storia. Insomma, bellissimo, assolutamente consigliato, così come è consigliato L'Isola del Tesoro di Stevenson, che non è un libro eccelso, secondo me è una storia molto carina, molto avvincente. Classico romanzo di avventura, tra l'altro a tema pirati, e tra l'altro secondo me è un ottimo libro per cominciare a leggere di queste figure storiche, appunto dei pirati. A me è una storia che mi è piaciuta molto. Abbiamo poi Dracula di Bram Stoker, il mio classico preferito di sempre, l'unico libro che è riuscito a farmi venire gli incubi, cioè è Dracula, quindi non è nemmeno uno di quegli horror pesantissimi, ma è un libro che mi ha veramente conquistato. Io lo consiglio veramente a tutti perché secondo me non è neanche pesante, è molto lungo, ma secondo me riesce a creare queste atmosfere talmente belle che si dimentica completamente la lunghezza. Poi abbiamo due libri di Jules Verne, ovvero Il giro del mondo in 80 giorni e Viaggio al centro della Terra. Io amo quest'autore perché fondamentalmente io amo i romanzi di avventura, ma Jules Verne ha uno stile di scrittura così divertente, così fresco, nonostante siano libri che hanno centinaia di anni, secondo me sono super godibili anche oggi. Il giro del mondo in 80 giorni è il mio preferito, bellissimo, poi andrò avanti, leggerò altro di Verne, però anche Viaggio al centro della Terra mi è piaciuto molto. Finiamo la carrellata di classici Einaudi con La macchina del tempo di Wells, molto 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 bello, assolutamente consigliato se vi piace la fantascienza, ma anche se non amate il genere, perché è un librino tra l'altro molto breve ma molto molto accattivante. Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, di cui io non sono un grande fan, penso di essere una delle poche persone che non ha apprezzato tantissimo questo classico. E finiamo con Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, che è un saggio femminista della scrittrice che vi consiglio assolutamente. Si parla del ruolo della donna, soprattutto in relazione alla società. Assolutamente consigliato. Concludiamo questo scaffale dedicato ai classici con uno dei fiori all'occhiello della mia libreria, delle edizioni di cui io vado veramente orgoglioso, che sono le Flexibound di Barnes & Noble, quindi queste sono edizioni inglesi, di Dracula, Cime Tempestose e Frankenstein, con queste copertine fatte con questo lettering spaventosamente bello. Ve le faccio vedere anche da più vicino perché sono edizioni fantastiche, hanno queste costine che sembrano dei libri antichi e in generale, vabbè, le copertine sono bellissime. Secondo scaffale a destra, in cui ci sono, diciamo, case editrici miste. Abbiamo Iperborea, Feltrinelli con l'Universale Economica, Bonpiani e poi a destra i libri della collana Oscar Bestseller. Cominciamo questo scaffale con La vera storia del pirata Long John Silver di Bjorn Larson, in questa edizione Iperborea, veramente figa. Questo è un altro libro a tema pirati, però questo devo ancora leggerlo, anche se ne ho sentito parlare davvero benissimo, e Long John Silver è il personaggio che ritroviamo proprio nell'Isola del Tesoro di Stevenson, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Poi abbiamo tre libri dell'Universale Economica Feltrinelli, quindi Solo bagagli a mano di Gabriele Romagnoli, che è un saggio sul viaggio, davvero breve, molto molto carino, lo consiglio a chiunque ama viaggiare e che porta un po' avanti la filosofia del viaggiare leggeri. Io questo l'ho letto durante un viaggio, l'ho letto in aereo e secondo me è proprio il momento perfetto per leggere questo libro, ve lo straconsiglio. Poi abbiamo Il buio oltre la siepe di Harper Lee e L'isola misteriosa di Jules Verne. L'isola misteriosa devo ancora leggerlo perché anche questo è un mattoncino, ma lo faremo presto. Il buio oltre la siepe è un classico storico. Gli altri tre libri dell'Universale Economica Feltrinelli sono invece La casa degli spiriti di Isabella Allende, bellissimo, uno dei miei libri preferiti di sempre, molto particolare. Questo è un libro della corrente del realismo magico che so che non piace a tantissime persone, ma se vi piacciono le storie un po' bizzarre, un po' strane, io ve lo consiglio spassionatamente. Vi consiglio anche Cecità, magari non in questo momento di pandemia, perché anche in Cecità si parla di una pandemia mondiale, però Cecità di Saramago è un distopico veramente veramente eccezionale. Si parla di un momento nel nostro mondo in cui tutte le persone perdono la vista, quindi è un libro che mette un'angoscia pazzesca. Concludiamo con Confessione di una maschera di Yukio Mishima, che devo ancora leggere, ma ne ho sentito parlare molto bene e da quello che ho capito Mishima dovrebbe affrontare anche tematiche LGBT+ all'interno dei suoi libri. Andiamo avanti, abbiamo la copia in polacco di Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo, con questa copertina
copertina che penso sia la mia preferita delle varie edizioni che ho di Aristotele e Dante. È una copertina un po' Tumblr, un po' poster di un film, ma a me piace, forse perché è una delle poche a essere diverse da quella originale e esprime anche un po' quello che c'è nel libro, i due personaggi principali, quindi a me piace un sacco. Abbiamo poi L'isola dei pirati di Michael Crichton, un altro libro a tematica piratesca, che però devo ancora leggere perché i libri dei pirati sono entrati a far parte di recente nella mia libreria e li sto recuperando piano piano, però sono molto curioso perché questo è un po' uno dei romanzi iconici, classici sulla pirateria, quindi vedremo. E poi abbiamo The Bunker Diary di Kevin Brooks, il libro che mi provoca tutte le volte che lo guardo ancora oggi i brividi e l'angoscia dentro. Questo è un libro di cui per me è difficile parlare perché è un, non so se si può definire distopico, ma è la storia di queste persone che vengono rinchiuse all'interno di un bunker da non si sa chi, ed è un libro che mi ha distrutto proprio l'anima. Mi ricordo che quando l'ho finito l'ho lanciato per la stanza urlando perché non potevo accettare tutto quello che era successo all'interno del libro, ma ve lo consiglio da morire, è uno dei miei libri preferiti di sempre. È un libro che probabilmente vi distruggerà, però se vi piace quel tipo di libro buttatevi su Bunker Diary, ovviamente esiste anche in italiano, il titolo è Bunker Diary, uguale. E niente, io lo rimetto girato perché così mi mette ancora angoscia. C'è stato un periodo in cui non riuscivo nemmeno a guardarlo, ce l'avevo in libreria e non volevo guardarlo questo libro. Proseguiamo poi con Il mondo perduto di Arthur Conan Doyle, questo devo ancora leggerlo, ed è un romanzo in cui si parla di un'esplorazione su un'isola misteriosa, da quello che ho capito, in cui sono sopravvissuti i dinosauri. Abbiamo poi L'Hobbit di Tolkien, che io ho letto, mi è piaciuto veramente tanto. No, non ho ancora letto Il Signore degli Anelli e non so se lo farò mai perché ho paura che sia una lettura troppo pesante, però in realtà ci ho pensato tanto e magari un giorno lo leggerò. Proseguiamo con l'edizione inglese di Shadow and Bone di Leigh Bardugo, questa è l'edizione speciale per lo Yalc del 2019, quando è che sono andata allo Yalc? Forse nel 2019 o 2018, e come vedete l'edizione è limitata perché è firmata dall'autrice, da Leigh Bardugo, e quindi sono super contento di avere questa edizione di una delle saghe fantasy più iconiche, diciamo, anche se non qualitativamente migliori che ho letto. Infine abbiamo I romanzi dei pirati della Malesia di Emilio Salgari, che racchiude quasi tutti i libri del ciclo di Sandokan. Mi sembra che ne rimangano fuori un paio perché ho visto su Wikipedia che ce ne sono altri due, mi sembra, però non sono completamente sicuro. Comunque è un bind up di tanti libri del ciclo di Sandokan. Cominciamo poi con gli Oscar Mondadori, con La lingua perduta delle gru di David Leavitt, che è un libro con tematica LGBT+, non super attuale magari perché si parla di omosessualità negli anni, un po' negli anni passati, però comunque molto valido secondo me. E poi proseguiamo con due libri di Agatha Christie, che sono gli unici due che ho, ma perché ho letto 10 piccoli indiani e mi era piaciuto veramente tantissimo, uno dei miei libri preferiti di sempre. Poi mi sono buttato su Assassino sull'Orient Express, che non mi ha fatto impazzire, ma perché ho capito che i gialli, cioè sapevo già che i gialli, il giallo come genere non mi piace, soprattutto i polizieschi in cui c'è il detective, quindi le storie di Poirot so che non fanno per me. Invece 10 piccoli con gli indiani secondo me è molto più simile al thriller come genere, infatti mi era piaciuto da impazzire. Infine c'è Storia della pirateria di David Cordingley, un saggio sulla pirateria appunto, in cui si parla di pirati, della loro società, fondamentalmente della pirateria occidentale, quindi della pirateria tra il XVII e il XVIII secolo, che secondo me è una buona lettura se si vuole un po' approfondire il tema della pirateria. Non è super coinvolgente magari in alcuni punti, però secondo me è un saggio completo. Andiamo poi con Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, un distopico che mi è piaciuto veramente tantissimo, è molto breve ma secondo me molto intenso e ve lo straconsiglio se amate il genere. Ve lo consiglio anche se avete amato 1984, sono un po' due libri che vanno a braccetto e appunto mi è piaciuto veramente tanto. Non posso dire lo stesso per Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. O Gabriel García Márquez, io mi sono fatto figo con l'accento spagnolo, ma in realtà lui è un autore del Latino America, quindi non serviva, però insomma, a parte questo, ho provato a leggere Cent'anni di solitudine, sono arrivato al 30% e mi sono perso, ma perché è una storia che ha un numero esagerato di personaggi, cioè non esagerato in senso negativo, però ci sono tantissimi personaggi, a un certo punto ho fatto fatica proprio a seguire la storia e l'ho abbandonato. Lo riprenderò un giorno perché amo il realismo magico come corrente letteraria e quindi voglio leggere molte cose di questo genere, però Cent'anni di solitudine è stato un po' too much, forse quel momento in cui l'ho letto non era quello giusto. Infine abbiamo Il Signore delle Mosche di William Golding, altro romanzo distopico che però a me non ha fatto impazzire, soprattutto sul finale, però è un classico, diciamo, del genere, quindi ce lo abbiamo. Ok, adesso passiamo a un altro degli scaffali
scaffali fighi della libreria, ovvero quelli dedicati ai libri della Oscar Fantastica, quindi di Oscar Mondadori, che sono prevalentemente fantasy, a parte alcuni casi. Cominciamo con La prima legge di Joe Abercrombie, che è appunto la trilogia che racchiude i primi tre libri scritti da questo autore britannico. Questa è una trilogia grimdark fantasy, un po' sulla scia del Trono di Spade, quindi se vi è piaciuto il Trono di Spade io vi consiglio di leggere anche questa trilogia. Abbiamo poi Nona Grey di Mark Lawrence, che è un'edizione che racchiude i primi tre libri della serie cominciata con Red Sister, cioè la trilogia di Red Sister, che io non ho ancora letto e non ho intenzione di fare a breve, perché purtroppo Mark Lawrence è un autore che negli ultimi tempi è stato oggetto di pesanti critiche per sessismo e per comportamenti, insomma, non proprio carini nei confronti di altri scrittori e altre scrittrici. Quindi tengo questa edizione in libreria perché è una bella edizione, poi un giorno, se magari Mark Lawrence farà ammenda e capirà di aver fatto, insomma, un po' una cavolata, vedremo se lo leggeremo. Finiamo poi con Gideon la nona di Tamsin Muir, una uscita super conosciuta e super chiacchierata che a me è piaciuta. È un romanzo fantascientifico barra fantasy in cui ci sono necromanti lesbiche nello spazio. Già venduta così, immagino che cosa stiate pensando. Abbiamo poi i primi tre libri nella serie di Truthwitch di Susan Dennard, con Truthwitch, Windwitch e Bloodwitch, con queste copertine fantasmagoriche, ma purtroppo in questo caso l'abito non fa il monaco, almeno per il primo libro, perché io per ora ho letto solo il primo libro, che è una storia carina con delle idee di base secondo me super interessanti, ma realizzata un po' maluccio. Diciamo che se non ci fossero dei personaggi per cui arrivi a tifare e un sistema magico e un mondo all'apparenza affascinante, perché non è che ci venga spiegato poi così tanto, secondo me senza questi elementi si perderebbe completamente tutto il libro. Però noi andremo avanti, il primo non mi ha fatto impazzire, non ho sentito grandi cose nemmeno sul secondo e sul terzo, ma i personaggi effettivamente mi hanno fatto venire voglia di andare avanti con la storia, vedremo. Li avrete visti in tutte le salse possibili e immaginabili, anche io ho i libri di Nevernight di J. Christoph, una trilogia fantasy estremamente valida, secondo me è una trilogia fantasy per adulti, ricca di azione, ambientata in un mondo in cui la società ricorda un po' la nostra società veneziana del Rinascimento, quindi molto affascinante, e poi è una serie che mi ha davvero rubato il cuore. Abbiamo poi La guerra dei papaveri di R.F. Kuang, un romanzo fantasy che prende ispirazione dalle guerre sino-giapponesi per creare una storia brutale, piena di violenza, di morte, di guerra, di distruzione, che è veramente abbastanza pesante, ma che secondo me deve esserlo perché racconta di cose che meritano attenzione e che sono cose pesanti. Assolutamente consigliato, anche se è molto molto crudo. E La guerra dei papaveri è il primo libro di una trilogia che verrà piano piano portata in italiano, così come è il primo libro di una serie, anche L'ascesa di Senlin di Josiah Bancroft, che è un libro che mi ha rapito il cuore nonostante sia una palla immensa, nel senso che è un libro molto lento, ma per me Josiah Bancroft ha costruito un mondo talmente affascinante, un protagonista così fuori dai canoni che vediamo di solito, che io sono rimasto innamorato di questa serie. Sono uno dei pochi che l'ha apprezzata veramente tanto, ma io ve la straconsiglio se vi piace un po' il genere steampunk, un po' le storie diverse, bizzarre, insomma io l'ho amato. Concludiamo con Il priorato dell'albero delle arance di Samantha Shannon, un fantasy, un epic fantasy molto valido, forse mi è mancato qualcosina, ma a me è piaciuto un sacco. Infine concludiamo questo scaffale con le bellissime edizioni della serie di Falce di Neil Schusterman, ve ne ho già parlato, non mi dilungo troppo, però le edizioni italiane sono semplicemente le edizioni più belle che esistano di questa serie. Proseguiamo con il terzo scaffale a destra, e qui abbiamo due libri di Brandon Sanderson e i libri di Lee Bardugo e un libro di Joe Abercrombie. E per prima cosa abbiamo due libri con cui uno può gettare le fondamenta di casa, da tanto sono grossi, ovvero Giuramento e Il ritmo della guerra di Brandon Sanderson, che sono il terzo e il quarto libro nelle Cronache della Folgoluce, che io devo ancora cominciare e che giuro quest'anno comincerò. Non ho idea di quando arriverò al terzo e al quarto libro, visto che sono 1200-1500 pagine a botta, però un giorno ce la faremo, io ci credo. Abbiamo poi due libri companion del Grishaverse, quindi dell'universo fantasy creato da Lee Bardugo nella duologia di Sei di Corvi e nella trilogia Grisha, ovvero The Lives of Saints e The Language of Thorns. The Lives of Saints è un libro che racconta le storie dei santi che troviamo nel Grishaverse, è un libro illustrato molto molto bello, la qualità grafica è veramente pazzesca, mentre The Language of Thorns è, diciamo, un insieme di novelle, anche queste sono storie illustrate con delle illustrazioni davvero bellissime, e sono una serie di storie ambientate all'interno del mondo del Grishaverse. Abbiamo poi ovviamente le edizioni italiane della Grisha Trilogy, quindi Tenebre e Ossa, Assedio e Tempesta e Rovina e Ascesa, sempre di Lee Bardugo, e secondo me queste edizioni sono le edizioni più belle che esistono al mondo di questa serie. E chiudiamo lo scaffale con ovviamente
ovviamente Sei di Corvi e Il Regno Corrotto, i due libri della duologia di Sei di Corvi, sempre di Leigh Bardugo, e Un piccolo odio di Joe Abercrombie, che è il primo libro nella nuova trilogia ambientata nel mondo della prima legge. Ok, passiamo al quarto scaffale a sinistra, e qui fondamentalmente ci sono fantasy in copertina flessibile. Eccezione fatta per Cult, i film che ti hanno cambiato la vita, che è diciamo una guida ai film più famosi della storia del cinema. Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo, in edizione messicana e spagnola. Per i fantasy abbiamo ovviamente la tetralogia di Eragon, uno dei grandi pilastri della mia infanzia, con Eragon, Eldest, Brisinger e Inheritance di Christopher Paolini, una serie che io ho amato da piccolo, almeno fino all'ultimo libro, che secondo me è una ciofeca con un finale veramente fuori dal mondo. Io mi ricordo che rimasi allibito quando lessi quel libro, e avrò avuto 13-14 anni, quindi per allibirmi, se si dice così, all'epoca ce ne voleva. Abbiamo poi i libri della Traversa Specchi di Christelle Dabaux, quindi Fidanzati dell'Inverno, Gli Scomparsi di Chiar di Luna, La Memoria di Babel, Echi in Tempesta e il piccolo libricino che era stato dato con il preordine di Echi in Tempesta, La Traversa Specchi. E infine abbiamo la trilogia di A Darker Shade of Magic di V.E. Schwab in francese, che io possiedo sia perché alcuni volumi mi sono stati regalati, sia perché io avevo comprato il primo libro perché mi piacevano da impazzire queste copertine. Ok, in questo scaffale in realtà c'è un po' un mix di roba. Ci sono gli Einaudi, i libri di edizione O, alcuni Salani e altre cose varie, perché anche qui di nuovo hanno quasi tutti la stessa altezza. Il mio occhio è appagato e siamo tutti felici. E per i libri di Einaudi abbiamo La Strada di Cormac McCarthy, che ho letto di recente. Questo è un distopico davvero desolante, proprio nel vero senso del termine, una storia di sopravvivenza estremamente cruda. Abbiamo poi 1984, La Fattoria degli Animali di George Orwell, immancabili ovviamente in libreria, con queste copertine. Tra l'altro queste edizioni sono uscite da poco, io le adoro perché sono questo minimalismo che gioca con le forme. Concludiamo con Non lasciarmi di Katsuo Ishiguro, molto molto carino, un libro di cui vi ho parlato recentemente, che ho trovato parlasse di molti temi come quelli dell'amicizia, del proprio posto con gli altri, in un modo molto molto carino. E finiamo con Norwegian Wood Tokyo Blues di Murakami, che devo ancora leggere, non vedo l'ora di approcciarmi a questo autore, però ancora non l'ho letto. Andiamo avanti con La Stanza di Giovanni di James Baldwin, uno dei miei libri preferiti di sempre, bellissimo, davvero non ho parole per descrivere questo libro, ed è un libro con tematiche LGBT+, che fondamentalmente parla del fatto di non accettarsi e di non riuscire a vivere l'amore e la vita pienamente, con serenità, proprio a causa di questo fatto. E poi altre due copie di Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo, in particolare la copia in portoghese che io ho comprato quando sono stato in Brasile, quindi questo è un souvenir del Brasile, e la copia in olandese, anche queste hanno la stessa copertina, però fanno parte della collezione. Passiamo poi ai libri di edizioni O che possiedo, e cominciamo con Padiglioni Lontani di MMK. Questo è un romanzo immenso, sono tipo 1100 pagine, su una storia ambientata in India, che mi attira tantissimo e che voglio leggere. Ce l'ho da poco, ma prima o poi, insomma, spero che avvenga anche presto, lo recupererò. Poi due libri di Matt Haig, che è un autore che io apprezzo tantissimo, ovvero Come fermare il tempo e La biblioteca di mezzanotte. La biblioteca di mezzanotte secondo me è più bello di Come fermare il tempo, anche se sono libri abbastanza diversi. E poi abbiamo Love After Love di Ingrid Persaud, che devo ancora leggere, mi è arrivato da un paio di giorni, e dovrebbe essere un libro con che affronta anche tematiche LGBT+. Abbiamo poi un'altra edizione di Dracula di Bram Stoker, questa in particolare è un'edizione della collana Penguin Clothbound Classics, mi sembra. Ve la faccio vedere più da vicino perché è bellissima, ha questo sfondo nero con questi riflessi bluastri e questa costina fantastica, ed è così in tessuto, mi piace da impazzire, me lo hanno regalato ed è una cosa meravigliosa. E poi abbiamo la trilogia di Queste oscure materie di Philip Pullman, con La bussola d'oro, La lama sottile e Il cannocchiale d'ambra, che io ho letto quest'anno ed è diventata una delle mie serie preferite di sempre. Andiamo avanti poi con tre libri veramente veramente belli. Vabbè, Camere separate di Pier Vittorio Tondelli è uno dei miei libri preferiti di sempre, un libro molto strano, forse un libro non per tutti, e questo è un libro con tematiche LGBT+, che fa un'analisi intima, interiore, del nostro protagonista Leo, che mi è piaciuta veramente veramente tantissimo. Abbiamo poi Golden Boy di Abigail Tartlin, che parla di intersessualità, quindi un tema di cui si sente parlare poco e che invece bisognerebbe affrontare di più, e Talib o La curiosità di Bruno Tosatti, che è un romanzo fantasy assurdo. A me piace descrivere questo libro come un trip sotto acidi in chiave fantasy, perché è veramente un libro assurdo ma che
per la sua assurdità mi è piaciuto da impazzire. Andiamo avanti con questo libro è gay di Juno Dawson, che non è un vero e proprio saggio, però diciamo è una guida tra virgolette al mondo LGBT+, molto carino, molto consigliato se volete farvi un po' una cultura iniziale della comunità LGBT+. Abbiamo la copia in turco di Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo, sempre con la cover originale, e poi l'edizione bruttissima italiana di Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo, con questa copertina da libro di matematica. Abbiamo poi i primi due fumetti tratti dalla serie di Avatar The Last Airbender che sono usciti per ora in Italia, quindi La Promessa e La Ricerca. Io sono un grandissimo fan di Avatar perché è un cartone animato molto molto valido, secondo me fatto da Dio. Concludiamo questo scaffale con due fantasy letterari, Il mare senza stelle di Erin Morgenstern e Piranesi di Susanna Clarke, molto apprezzati, super acclamati, in realtà super chiacchierati, più che super apprezzati, super acclamati. E io personalmente non sono impazzito per questi due titoli. Ne riconosco il valore, la bravura delle due scrittrici, perché vabbè, Erin Morgenstern è bravissima, anche Susanna Clarke è molto brava, ma sono storie troppo astratte per i miei gusti, diciamo. Poi è molto più complessa di così, però giusto per dirvi due parole, questo è stato un po' il problema che io ho avuto con Piranesi e Il mare senza stelle. E infine, altro libro immancabile in ciascuna libreria, Chiamami col tuo nome di André Asiman, che tra l'altro io ho autografato dall'autore perché me lo sono fatto autografare in occasione della presentazione di Cercami, che è il sequel di Chiamami col tuo nome. Ma non leggete Cercami perché è osceno, veramente osceno, fermatevi a Chiamami col tuo nome. Ok, passiamo al quinto scaffale di sinistra, che è uno scaffale strapieno perché racchiude gli Oscar Draghi, quindi queste edizioni bellissime della Oscar Mondadori che racchiudono a volte classici di vari generi oppure insomma stampe di qualità di libri molto famosi. Prendiamoci un momento per apprezzare queste costine perché secondo me sono la vita, sono bellissime, e tanti applausi a Oscar Wolt che come sempre fa delle edizioni meravigliose. Cominciamo con le edizioni illustrate dei libri di Carlos Ruiz Zafón, ovvero L'ombra del vento, Il gioco dell'angelo e Il prigioniero del cielo, con appunto queste edizioni veramente incredibili. E per concludere le edizioni dei libri di Zafón abbiamo anche Il labirinto degli spiriti e la trilogia della nebbia, sempre edizioni illustrate. Abbiamo poi i draghi de Il mondo nuovo più Ritorno al mondo nuovo di Aldous Huxley, che è un distopico, uno dei classici della distopia che devo ancora leggere ma di cui ho sentito parlare benissimo, e Il drago in tutti i sensi della saga di Terra Mare di Ursula Le Guin. Questo è un classico del genere fantasy di cui io ho letto il primo libro per ora, e vi faccio vedere più nel dettaglio questa edizione che tra l'altro ha le pagine dorate all'interno, anche questa è illustrata, ci sono delle illustrazioni lungo tutta la lunghezza del libro che sicuramente adesso non riuscirò a trovare, e invece sì, sono delle illustrazioni veramente bellissime. Parlando di spadoni contro spadoni, cheat, abbiamo La spada della verità di Terry Goodkind, che racchiude i primi due libri di questa serie lunghissima. Il primo bind up è stato chiamato Dark and Rall, ma racchiude i primi due libri, e la serie della spada della verità è stata la serie fantasy della mia post-adolescenza. I primi anni di università io ho letto tutta questa serie, o almeno il primo ciclo di questa serie, che sono ben 11 libri. E poi abbiamo Sword and Sorcery di Fritz Leiber, penso si pronunci il cognome, che è un po' il libro, insomma la saga che ha dato il nome a questo sottogenere del fantasy. Abbiamo poi Il ritratto di Oscar Wilde, che è una raccolta dei romanzi dell'autore, appunto c'è anche Il ritratto di Dorian Gray ovviamente all'interno, e la copertina è veramente bellissima, così come è bellissima la copertina di Alice, Dorothy e Wendy, che racchiude invece i romanzi di Carol Baum e Matthew Berry. In particolare, se non sbaglio, all'interno c'è Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice attraverso lo specchio, Il mago di Oz e Peter Pan nei giardini di Kensington, e Peter e Wendy, che sono i due libri di Peter Pan. E concludiamo lo scaffale con Gli strani viaggi di Giulio Verne, che è una raccolta di alcuni dei romanzi dello scrittore che io dovevo avere perché, come vi ho detto, io amo Jules Verne e dovevo avere questa edizione, seguito da Il grande libro dei gialli di Natale, che è un libro appunto che racchiude
racchiude diversi romanzi gialli ambientati durante questa festività. C'è un romanzo, mi sembra solo uno, di Agatha Christie e anche di altri autori. E poi abbiamo Il ciclo del principe Corum di Michael Moorcock, che anche questo è un classico del fantasy. Non l'ho ancora letto, in realtà non conosco nemmeno l'autore, però un giorno ci approcceremo anche a quest'autore. Siamo arrivati al penultimo scaffale di destra, in cui ci sono fondamentalmente romanzi fantasy, giusto qualcosa al di fuori del genere, ma questo è. E per prima cosa abbiamo la saga di Rebel di Olwyn Hamilton, con Il deserto in fiamme, Il tradimento e La nuova alba, e Tales from Sand and Sea, che è una raccolta di novelle ambientate appunto in questo mondo. Questa è una saga per ragazzi davvero valida, secondo me super avvincente, con un sistema magico e un mondo super affascinanti, che io consiglio davvero in modo spassionato a tutti. Abbiamo poi tre libri un po' mix, perché infatti c'è Mari stregati di Tim Powers, che è un romanzo sui pirati. La copertina è oscena, perché ci piace mettere le copertine dei film sui libri. Tra l'altro non c'entra nulla Jack Sparrow con questo libro. E poi abbiamo 13 lame di Joe Abercrombie, che è una raccolta di racconti del mondo della prima legge, appunto, che va letta in realtà in base alle novelle, potrebbe essere anche letta alternandola ai romanzi completi, però io lo leggerò dopo aver letto Red Country, perché tanto appunto è una raccolta di novelle, e prima di leggere Un piccolo odio. Abbiamo poi molto più di questo di Patrick Ness, che devo ancora leggere, ma spero di leggere presto, perché vorrei approcciarmi a questo autore di cui non ho ancora letto niente, ma so essere super super amato. E Le ferite originali di Eleonora Caruso, che è un libro in cui si parla anche di bisessualità e disturbi della personalità, che a me era piaciuto veramente tanto. Libro molto strano, molto introspettivo, ma che era riuscito a catturarmi. Passiamo poi a dei reperti storici, quasi archeologici, ovvero i libri di Licia Troisi, delle Cronache del Mondo Emerso e delle Guerre del Mondo Emerso. Io in realtà delle Guerre del Mondo Emerso avevo l'edizione inflessibile, quella che raccoglieva tutti e tre i romanzi, però poi l'ho venduta perché mi piacerebbe avere tutti questi libri in copertina rigida. Per ora sono riuscito a trovare solo Il Talismano del Potere, che è il terzo libro da libraccio. L'ho pagato 4 euro, c'era una macchia di caffè enorme sopra, ma sono comunque contento perché li voglio avere. E poi ovviamente abbiamo i tre libri delle guerre, quindi La setta degli assassini, Le due guerriere e Un nuovo regno, che è una serie che a me era piaciuta meno delle cronache. Le cronache per me rimarranno sempre il top del top. Ho anche i libri delle leggende del mondo emerso, quindi Il destino di Adara, Figlia del sangue e Gli ultimi eroi, che però era una serie secondo me molto meno valida delle altre due, che però ce l'abbiamo. L'ultimo scaffale ve lo faccio vedere così, perdonatemi, ma il cavalletto non arriva più in basso e sarebbe veramente una tragedia metterlo da altre parti. Comunque qui abbiamo pochissimi libri, un po' uno scaffale vuoto questo. Però abbiamo The Last Magician e The Devil's Thief di Lisa Maxwell. The Last Magician è stato uno dei miei libri preferiti dell'anno in cui l'ho letto, forse era il 2017, e devo leggere il secondo, però prima che usciranno tutti i libri di questa serie, che ormai Lisa Maxwell non sappiamo quando finirà di scrivere, chissà quando succederà. Passiamo invece ai libri che sono da quest'altra parte. In realtà sono fondamentalmente alcuni manga e altre edizioni di Aristotele e Dante, perché infatti questo è l'audiolibro, quindi sono i CD, ora ve le faccio vedere un po' meglio, di appunto narrato da, cioè letto da Lin-Manuel Miranda, e questo è proprio il romanzo letto su CD, quindi ho anche il formato CD. Abbiamo poi l'edizione francese, super pocket, piccolina. Questa tra l'altro è l'edizione da collezione, non so perché, perché voglio dire non ha niente di da collezione, però ho anche questa. Ho poi Ragioni per continuare a vivere di Matt Haig, un libro sulla depressione veramente veramente toccante, che consiglio davvero a tutti, veramente bellissimo. Cominciamo poi con i manga. Ho Ida Damari Goki Koeru, spero che si legga così, non lo so, che me li ha regalati Giulia di La Perfa. Non li ho ancora letti, ma lo farò presto e non vedo davvero l'ora. E poi ho due manga super teneri, davvero toccanti, che sono Il marito di mio fratello, volume 1 e volume 2, che sono tutti i volumi che compongono questa duologia tra virgolette di manga, che parla di tematiche LGBT+, e ve la straconsiglio. Io per il secondo volume ho pianto tutte le mie lacrime. Infine in questo scaffale ho i graphic novel di PK, quindi di Paperinik, che non vi mostro, ma insomma questa è una collezione che ho dalle medie, penso. Uscirono con un giornale, forse col Corriere dello Sport, con la Repubblica, non me lo ricordo, però io ho tutta la collezione, ne vado molto fiero. Bene gente, siamo arrivati alla fine di questo video, e il Bookshelf Tour è
sempre un video faticosissimo, però ce l'abbiamo fatta, ci siamo arrivati, non so se siete ancora vivi dopo aver assistito per chissà quanti minuti a questo girato. Ovviamente se vi va fatemi sapere che cosa ne pensate della mia libreria qui sotto nei commenti, se avete visto cose che vi piacciono, se vi ho ispirato a comprare certi libri. Parlatemi magari della vostra libreria, perché io sono sempre curioso di vedere, ma anche di sentir parlare delle librerie degli altri, quindi se vi va possiamo parlarne qui sotto nei commenti. Vi ricordo di lasciare mi piace qui sotto se il video vi è piaciuto, io vi ringrazio per essere stati con me ancora una volta e noi come sempre ci rivediamo nel prossimo video.